Salve a tutti e grazie alle reazioni che avete avuto ai video di questa serie. Siamo qui oggi a parlare dell'evento di OpenAI relativo a ChatGPT-4 avvenuto il 14 di marzo e di cui vogliamo darvi un po' una sintesi. L'argomento è talmente grande e talmente vasto che suddivideremo questa chiacchierata in tre video. Il primo sarà effettivamente relativo alla presentazione di ChatGPT-4. Gli altri due invece saranno: uno, una spiegazione un po' poetica, un po' fantasiosa di come funziona un modello di GPT o un modello di intelligenza artificiale come la chiamiamo oggi. Il terzo invece sarà un po' una risposta tecnologica alle domande che mi sono state fatte o alle osservazioni che mi sono arrivate nei commenti dei precedenti video. Infatti, questi video sono di carattere assolutamente divulgativo, mentre l'approfondimento tecnico, argomento del terzo dettaglio, sarà un pochettino più approfondito. E quindi partiamo subito a vedere che cosa è successo l'altro sera durante la presentazione. È stato certamente un wow effect, come si suol dire. È stata una magia. Quelle magie che uno guarda e dice: ma come è stato possibile? Ma come hanno fatto? Beh, quelle magie adesso le abbiamo anche noi in tasca e le possiamo anche capire. Nota di costume e logica. Ho chiesto a ChatGPT e ChatGPT non sa che oggi c'è stata la versione 4, perché ovviamente il suo modello di apprendimento è fermo da anni. GPT-4 ha una padronanza lessicale incredibile. Capisce qualcosa di matematica e riesce a astrarre contenuti dalla visione delle immagini. Come ci siamo detti, la padronanza lessicale di ChatGPT è incredibile. Riesce a prendere un grande testo e farne un riassunto estremamente succinto, anche di poche parole, magari tutte che inizino con una certa lettera o con tutte le lettere dell'alfabeto in ordine, usandone una sola. È una capacità molto avanzata, molto bella, le cui applicazioni magari in questo momento mi stanno sfuggendo, ma che sicuramente troveranno qualcosa da fare. Dai dati proposti da OpenAI, ChatGPT-4 e il suo algoritmo riescono a capire l'italiano all'87%. In fondo, capisce l'italiano più o meno quanto lo capisco io, forse perfino di più. Un'altra cosa interessante è che, dopo l'inglese, l'italiano è la lingua più compresa da ChatGPT. E questo è un dato veramente interessante, che sarà sicuramente oggetto di approfondimenti. E adesso passiamo alle cose veramente sconcertanti. Durante la demo sono state prese in analisi alcune immagini, passate a ChatGPT e analizzate. Vediamo come. Ricordiamo in questo momento che il riconoscimento delle immagini non è una caratteristica disponibile al pubblico, quindi è proprio it's only a demo. La prima immagine che è stata presa in esame è stato uno screenshot della chat Discord aperta in quel momento dall'operatore. Beh, ChatGPT è riuscito a capire che era lo screenshot di un'applicazione web, Discord, e a dire che in alto a destra c'erano ad esempio delle notifiche che aspettavano l'operatore. Quindi ChatGPT non ha semplicemente riconosciuto il testo all'interno dell'immagine. Ha perfino capito qual era l'applicazione e come stava funzionando l'interfaccia. Questo è tantissimo, è veramente molto. La seconda immagine che è stata proposta è stata quella di un scoiattolino che aveva in mano una macchina fotografica. Ed è stato chiesto qual è la parte ironica di questa immagine. Ha detto che la parte ironica era il fatto che uno scoiattolo tipicamente non è un fotografo ed è più interessato alle noci che invece aveva ai suoi piedi. Ha capito la nota ironica all'interno di una vignetta. Su questo tanti pensieri da parte mia e tanto stupore. Ma non siamo ancora al clou. L'operatore ha fotografato una sua agenda. Certo, la demo è preparata, però è incredibile quello che avviene. Fotografa l'agenda, la manda a GPT e gli chiede di tradurre quello che ha visto in un sito HTML, CSS e JavaScript. Qualche secondo, copia e incolla su CodePen, se non mi sbaglio, e il risultato è stato effettivamente, ha funzionato. Sull'agenda c'era il disegno di un bottone che sotto c'era scritto: alla pressione genera una joke, una battuta. Poi, secondo bottone, alla pressione genera una battuta. E sotto
copyright OpenAI o ChatGPT. Effettivamente il codice permetteva esattamente questo. Premi il pulsante, genera la joke. Premi il pulsante, genera la joke. Veramente incredibile. Una capacità fantastica. Mi piacerebbe pensare che questo alleggerirà il nostro lavoro da scrivere codice sempre ripetitivo, oggettivamente semplice, per poter dedicarci a sviluppare cose un po' più interessanti. Questo rientra poi nell'argomento magari del terzo il nostro incontro, in cui parleremo di che cosa riuscirà veramente a fare ChatGPT o le intelligenze artificiali nell'immediato futuro. Devo ammetterlo, qui ho dovuto prendere fiato, perché la presentazione relativa alla fotografia dell'agenda mi aveva veramente stupito. È seguita la presentazione del commercialista, del tax expert, se non mi sbaglio. È interessantissimo vedere ChatGPT che elabora la dichiarazione dei redditi in stile americano. Permettetemi una battuta, ma non credo che ChatGPT se la caverà così bene con l'ordinamento fiscale italiano. Un inciso che non riguarda la presentazione. ChatGPT ha conseguito l'esame per essere avvocato. Non conosco esattamente come sia avvenuta la cosa e come sia avvenuta la valutazione, però risulta che ChatGPT è un buon avvocato, se non mi sbaglio, nel 10% tra i migliori. Ovviamente di diritto anglosassone. E ovviamente il suo modello si adatta perfettamente a quel modello di diritto, mentre è assolutamente diverso il nostro modello di diritto, che rientra all'interno della valutazione del contesto. Anche su questo sarà interessantissimo vedere nel prossimo futuro quali saranno le vere applicazioni di ChatGPT o di GPT-4, il suo algoritmo, nell'analisi di problematiche così complesse, così estese. All'interno della documentazione ci sono alcuni esempi molto interessanti. Un esempio è quello relativo al prompt derivante dall'inserimento di un URL, ad esempio di Wikipedia. Questo significa che posso inserire come argomento della ricerca una pagina di Wikipedia e poi chiedere un commento relativo a quella pagina a ChatGPT, senza dover fare quello che si sta facendo ultimamente, una copia e incolla di questo contenuto. Non è semplicemente questo. Il prompt, quindi, e questo è il dato che emerge effettivamente dalla presentazione, è diventato enorme. Si può scrivere svariate migliaia di termini all'interno del prompt stesso. Un'altra interessantissima caratteristica che appare nella documentazione di rilascio di ChatGPT-4 è la relativa alla fotografia di alcuni alimenti, un paniere, e la richiesta di ricette che si possono realizzare con quegli elementi. Beh, ChatGPT riconosce i vari articoli e ne presenta una lista di varie ricette. Anche questo è incredibile. ChatGPT riesce a interpretare l'immagine, riesce a riconoscere quali alimenti lì sono visualizzati, riesce a tirar fuori quali ricette richiedono l'utilizzo di esclusivamente quegli alimenti. Avrei tantissime cose ancora da dire relative a ChatGPT, al rilascio di GPT-4, all'evoluzione da GPT-3, 3.5 a 4 attuale, ma potrà essere oggetto dei prossimi video. Mi piace ricordarvi che in Academy di Host, il nostro collega Pascal, sta preparando un corso di ChatGPT. Sarà interessantissimo e estremamente dettagliato su ogni caratteristica di ChatGPT. Seguitelo su Academy, perché ve lo garantisco, sarà interessante. Non mi rimane che salutarvi, rimandarvi ai prossimi video, ricordarvi di iscrivervi al canale in modo da poter ricevere eventualmente anche le notifiche per i nuovi video che andremo a pubblicare. Spero che sia stato di vostro interesse e arrivederci alla prossima.